signora Bilancia sia umana oggi. Cosa fa? Si nasconde perché oggi è il 31, eh? No, signora. È che lei ha aperto la porta sul naso. Ecco il mio conto. Oh, ecco. 180.000. Ah, benissimo. Controlli. No, si figuri, si controllo. Ecco, perfetto, eh. Ecco, no, sono rimasto senza neppure i soldi del cappuccino. Va bene. Buongiorno, signora. Veramente? Non vuol controllare? Signora, la prego, eh? Quando c'è la fiducia. Arrivederci. Fiducia. Dunque, dove ho messo sempre? Su quattro. Ah, allora controlla, Chi? 180.000, 23. Mi contribuisco. Signor Franchia, buongiorno. Buongiorno, signora Franchini. Ben gentile. Mi arrendo, Dakota Joe. Io e tutti i trafficanti di oppio di Bangkok. Bangkok. Ti ho fatto secco. Insomma. Arrivederci. Ci vediamo domani. Gigetto, su andiamo, vieni dentro. Biglietto. Signorina Corvino? Chi è? Buongiorno. Lei, signor Non Franchi. So se ricorda che giorno è oggi. A giudicare dagli oroscopi è una giornata di merda. Sì, ma è anche venerdì. E lei mi aveva promesso che stasera si sarebbe fatta portare fuori al cinema. Lo vede che è una giornata di merda? Come, scusa? Gli oroscopi non sbagliano mai. Piuttosto, non le avevo detto di dimagrire almeno una decina di chili? Ma sono dimagrito. Dovevo dire 70. Ma sono 80 chili in più. Vabbè, non se ne parli più, ok? Senta, d'accordo. Andiamo all'Ariston a vedere un bel film della famiglia. Oh, no, mi dispiace, ma il film lo scelgo io. E poi mi porta anche a cena, se no non se ne fa niente. Sì, andiamo all'Umericandela in un ristorante. No, il ristorante lo scelgo io. Oh. Che c'è? Lei di che segno è? Io sono topo, sono. Lo sospettavo. Eccolo, via! Ciao. Salve. Ciao. Salve. Ecco, e lui è stato. Lui, no, E tocca andare sotto di nuovo. Ecco. È lui. Signor Fracchia, si rechi subito dal direttore, dottor Orimbelli. Orimbelli? Preferisco andare sotto. Orimbelli. Avanti. Mi scusi, ma... Avanti, avanti. Cosa desidera? Io veramente niente. Mi ha chiamato il dottor Orimbelli, il signor direttore. Allora io... Lei per caso non sa che cosa desidera? Sì, aspetti.
La vuole degradare da impiegato di concetto alla confezione dei cioccolatini. Ah, benissimo, benissimo, certo. La sbattono a incartare i cioccolatini e lei, signore, benissimo. No, guardi, signorina, che io ho detto benissimo. Lei di questo passo finirà a pulire i cessi, caro Fracchia. Ma io ho la mia dignità, mia cara. E adesso mi voglio impegnare per... Anzi, glielo dica al suo signor capo ufficio. Che ha i cessi, ci manda lui a pulirli. Anzi, mi annunci. Adesso vado mi annunci. Dottore! Io. Adesso vado di là e gliene dico... Faccia passare! Ecco, allora mi sembra che abbia detto che non può ricevere. Allora io torno in un altro momento. Detto che la può ricevere. Cos'è, diventato pure sordo? No, perché mi è sembrato che ha detto che non... Puoi. Ma vada. Allora proprio devo andare. Non c'è speranza. Va bene. Ecco. Non sente. Mi busso. Ma che sta facendo? Ho bussato. No, prima. Ma la smetta, buffone. Entri. Ma chi è che si lamenta nel mio ufficio? Permesso? Avanti, avanti. Ecco, avanti, avanti. Cosa vuole? Sì. Come sì? Si accomodi, prego. Sulla poltrona? Sulla poltrona. Ecco qua. Non è meglio che mi metta... Lì sulla poltrona? Eccomi. È a suo agio? Sì. Eh? Oh, molto. Oh. Allora? Ma dov'è? Ma cosa fa? Ma si alzi, per favore! Effettivamente sono molto a mio agio. Si alzi, si sieda sulla poltrona, le ho detto! Sì, se ci tiene. Ma non ci tengo, si sieda! Vabbè, scusi, Allora, ricapitoliamo. Aspetti un attimo. Ma cosa fa, si sieda? Mi fa le volte, mi fa... Ma come si permette, si sieda? Una bella stressata. Si sieda! È molto insidiosa questa. Ricapitoliamo. Di che reparto è? Da militare? Ma no, come mio dipendente. Ma siamo nelle mani del destino noi. Guardi, lei adesso mi deve dire come è inserito nell'organigramma dell'azienda. Come? Lei sa cos'è l'organigramma, no? Ecco, c'è... Le branchie. Tutto quello... quelli che... L'organigramma. Le pinne! No, c'hanno tutto un... la cresta! No, quelli che hanno... Sono nel marasma più completo! Non mi può dare una mano, lei? Io? Lei non si ricorda niente del mio passato? Ma è lei che si deve ricordare qualcosa! Io mi ricordo solo... Solo? Un prato verde c'era... Un prato verde? E poi, improvvisamente, lì... Dove? Lì, più a sinistra. Sì. E poi? Un cigno è venuto. Un cigno? È venuto un cigno. Un cigno? Sì, tutto con... Anche lui? Aveva... Che cosa? Un organigramma. Un organigramma no, cioè, al cigno? Mi sto confondendo. Non mi ricordo più niente. Insomma, lei non sa chi è? No. Non sa che lavoro fa? Niente. Ma che diavolo sa? So solo che gioco a ping pong nelle ore d'ufficio. Bravo! Bene. E quando lavora? Mai io. Mai lei? Mai, lo domandi pure in giro, lo sanno tutti. Non faccio mai un cazzo io. Ma non c'è bisogno che lo chieda agli altri dal momento che me lo conferma lei. Sì. Ah, sì? Sì, sì, io sono un cialtrone ripugnante. Sì, va bene, non faccio mai niente. Mi son fatto la spia da solo. Insomma, basta! 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 Basta. Io l'ho fatta venire qui per degradarla. E glielo dico così, brutalmente, sul viso. Lei passa a lavare i gabinetti! Grazie. Com'è buono lei! Che bello, e lo sapevo che non ho fatto tardi. E certo, lei guida sempre come una lumaca. C'era un traffico tremendo. Ecco, sì. Siamoci qui. Ma che fa? Ha ridotto il numero dei posti dalla crisi del cinema. C'era una poltrona qui. Eccoci qua. Oh!
Formidabile. Gagliardissimo. È vero, Fracchia? È vero, è verissimo. È bellissimo. A me, sì, mi fanno morire, mi fanno... Mi fanno morire, A me sta violenza, mi hai fida... Anch'io è bellissimo. Non riesco a distogliere gli occhi dello schermo. Beh, pure io riesco a distoglierli. Ma come faranno? Tira fuori tutti quegli intestini, avancia... Diffidi, stia attento adesso. Per esempio, si vede benissimo che è tutta roba di plastica qui. Ma che fa? Tiene gli occhi chiusi. Io? È finito. Li tenevo a fessura per la messa a fuoco. Sa cosa le dico? No. Che lei non è un uomo. No. È una merdaccia. Oh, una merdaccia. Sì, anzi. Bene, posso dirci una cosa? Com'è umana lei? Vuole che lo riveda? Lo rivediamo. Ne avrei un grande godimento io. Veramente, signorina, mi permetto di insistere. Glielo rivedo tutto, se vuole. Commissario. Non ci sono dubbi, è la belva. Nero convintissimo. Chero De Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. E di chi sono questi? Le apro la portiera, signorina. Prego. E per favore, non cominci ad andare a 10 all'ora, Perché ho fame! È che io la macchina non la uso quasi mai, signorina. Per favore, chiuda! Benissimo. Ma che c'è, Fra? Che io ho fame! La mano! Sì, vabbè, ho fame! Rondo, qui a Auricchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine in largo, Ponchiere numero 2 a passo. Attenda, prego. Attenda! Stiamo alla festa da ballo. Ha chiesto due auto? Sì, signore. Allora, Belgio 4 in 2 minuti e Bari 9 in 4. Come? Bari 9 mi ha detto questa a me. Ma chi è che parla? Radio taxi, signore, dica pure. E alla gente piace andare al mare. E alla gente. Signor guardia macchine, va bene qui? Va bene un cazzo, ma lo vedi che sei troppo sotto di qua a culona. Scusi, abbia pazienza, ma come si permette? Ma che fa? Reagisce? Ma scusi, la chiamata. E mi piace moltissimo. Culona. Vede il bello di questo locale, che trattano male tutti i clienti. È qui che sta il divertimento. Buonasera, signore. Ma vaffanculo. Ha sentito che rapporto? Se invece del bidello te danno il mulo, magna e sta zitto e vaffanculo. Oh, è questo? E chi è sto stronzonaccio? Grazie. Permette? Ma chi te tocca? Scusi, posso avere un tavolo? Per due. Ma da un tavolo a sto merdone, va! Ti accoglie che te ne servo io! Adesso c'è la pipa! Salve! Che spirito! Mettete il culo qua! Grazie! Ma Nathan è dentro! Non romper caso, mettete la sera! Scusi! Vedrà che ma dove mi hai portato? Io non resisto più! Calma, non mi calmo! Alla prossima che mi fanno gli spacco una bottiglia in faccia! Calmati. Andiamo, caro Fracchia. Vuol capirlo sì o no che questo è un locale fatto così? Ma si adegui, si diverta, faccia come lei, no? Signora! Scusi. Ma scalzoni! Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Pieno! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate? Le 10:30. 11:15. 10:20. Le 10:15. Le 10:35. Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi! Addio. Che divertimento. Che bella serata. E che te ridi a cornacchia. Tieni. No, non potete rompere il cazzo fino all'aria. Sta fermo qua. Guardi. Signorina. Sì? Posso dirle che siamo fatti l'uno per l'altro? Senta, scusi,
È entrato e adesso uno che... Benvenuti a sti frascioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui. Continui a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo Frifri, sono commissario e ti faccio un gulo così. Oh, scusate, continua dottore, a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione. Allora, secondo c'è, salti in culo. Salti in culo alla mignotta. Poi danno i piselloni alla mandrilla. E poi i fagioli. Qui è la scureggiona. Sì. Ce l'hanno sempre, sì. È la loro specialità. Sì. Scusi, polizia. Dovrebbe uscire. Ah, va bene. Allora, va bene per questi. Sì, anni. Che buoni, i fagioli alla scureggiona. E questi alla mandrilla. Che buoni. Va bene, adesso chiamo il cameriere e gli dico una cosa brutta. Aspetta. Cameriere? Sì. Sei da posto, stronzone. A me? Sì, dico a te, merdaccia. Porta dei fagioli alla scoreggiona qui per il cesso. Sì, cesso. Per la signorina, volevo dire. Va bene, dottore. Scoreggione. Dottore, non mi diverto più. Perché? È perché questo locale non è più all'altezza. Simone, cambia espressione. Si vedono andare un miglio che sei un poliziotto. Sorridi. Guarda come ti sei vestito. Non fare lo stronzo. Avevo pochi amici. E lo credo. Avevo degli occhi molto tristi, sa, quando ero piccino. Ragazzi, mi raccomando, guardategli sempre le mani. Non dimenticate che questa è la belva umana, più veloce di un cobra. Ma noi lo freghiamo. Vuole vedere una mia foto da piccino? Me la faccia vedere, se proprio non può farne a meno. La ringrazio. Ha visto che il locale è ancora all'altezza? Eccolo qua. La belva umana. Oh, belva umana, sono. Allora? Senta, per risparmio energetico. Sì. Scusi. Perché adesso non mi ordini i fagioli alla scureggione e mi dici brutto stronzaccio a me? Perché mi è passata un po' la fame. Che era belva umana? Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi ameri! Oh, sì, bene, bene. Ricominciamo tutto da capo. Tutto. Replay. Com'è che ti chiami tu? Nome e cognome. Dunque, allora, il nome è Gian Domenico, il cognome è... Frecchia! Ho indovinato! Bravissimo! E questi, maledetto disgraziato, chi sono, eh? Frank Kruper, Abdu Kadula, Abracababada, questi chi cazzo è, eh? Mi sembra che quest'ultimo chi cazzo è più familiare, mi sembra. Mi vuoi prendere per il deretà? Io no. Io non ti voglio maltrattare. No. La polizia italiana non maltratta nessuno. Lo so. Ti sto maltrattando? No, anzi. Non l'ho neanche toccato. È la giacca nuova. Dimmi come ti chiami, dimmi il tuo vero nome. Di tutti quei facilei a suo gusto. Facilei mi ha detto a me, io devo fare... Aspetta. Non ti muovere. No. Facilei. Non mi muovo. Signor commissario... E si vuole via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai. Guardi che l'altra volta... Poi non ho capito perché continua a farmi dei segnali strani. Che cosa vuoi dirmi? Dimmi. Io... Silenzio. Eccole qua. Credetemi, ma quante volte ve lo devo dire? È un povero deficiente! Oh. Sì, lo vuoi coprire perché sei la sua amante. Io la sua amante? Ma io non mi farei toccare neanche con un dito da quell'invertebrato. Invertebrato? Invertebrato la belva umana? Magari fosse la belva umana. È una merdaccia. Le riconosci queste? Dunque, queste non ci vedo bene. Ecco, così presa la sprovvista. Non mi può mettere sulla strada? Sì, facciamo il quiz, facciamo la sciora doppia. Sono Anne Babette Brown, le gemelle, le tue amanti! Le mie amanti, molto lì, hanno le presenti. E qui le riconosci, belva? Le riconosci? Ma questa è la foto di una contorsionista? Sono sempre le stesse, fetendone, che tu hai fatto a pezzettini con la lametta e hai mischiato tutti i tocchettini per sviare le indagini! Scusi, ci dispiace chiudere le valigie? Mi fa un po' impressione. A me... E allora questo? Questo chi è? Questo è... È Fracchia, una festa di carnevale. Levatemelo di sotto! Ci fa impressione, ci fa. E tutte le rapine con i morti non ti fanno impressione, vero?
8 morti e 15 feriti, rapina di Düsseldorf. Qui hai rapinato la Banca Nazionale del Lavoro e hai ammazzato 4 uscieri. E qui tutte queste altre rapine. Cincinnati, Atlantic City, Vienna. E questa? Hai rapinato pure quei poveri disgraziati di Lourdes. Avete rubato 2 autobotti d'acqua santa. Autobotti? Scusi, guardi che ci metto tutto in ordine, perché vedo che lei è molto disordinato, Madonna, Madonna, Benedetta. Credo che volesse. Credetemi, state prendendo un grosso granchio. È il più cretino dei miei colleghi. Telefonate, telefonate al capo reparto, al direttore, ai suoi colleghi. Verranno in 50 a riconoscerlo. Belva umena, guarda che tu sarai la belva umena, ma se io mi incazzo divento brutto, divento. Beh, guarda che veramente c'è solo la buona strada. Oh, si, ti spezzo la carotide, maledetto! No, no, levatemelo di sotto, levatemelo di sotto, levatemelo di sotto, levatemelo di sotto! Commissario, chi è? Permette un attimo? Levatemelo di sotto, continua. Levatemelo di sotto, levatemelo di sotto, levatemelo di sotto! La Corvino è sincera, commissario. E se questo non c'entra niente? Io lo farei un confronto. Come non c'entra niente? Non diciamo cazzette, quale confronto? Questa è la belva umana, Ma quale belva umana? Questo è un signore, non c'entra niente, si chiama Gian Domenico Fracchia. Quindi, caro De Simone, la mia idea del confronto era giustissima. Zitto e basta così. Capisce, Fracchia, ci sarebbe cascato chiunque. Ci sono cascato io, è tutto dire. La sua somiglianza con la belva umana è una cosa incredibile, non so. È una cosa... Si prende proprio 2 gocce d'acqua, uguale, uguale, uguale. Per favore, Fracchia, io voglio andare a dormire, ho sonno. Arrivederci. Arrivederci, buonanotte. Ah, Fracchia? Sì? Scusi, per ragioni legali ho dovuto fare una piccola perquisizione alla sua macchina. Ha fatto benissimo. Arrivederci. Allora, commissario. Fracchia! Sal- Ma... Beh, perché fa quella faccia? Gli hanno dato una guardatina, gliel'hanno pure detto. L'hanno guardata molto bene, vedo. Tutti uguali voi italiani, piccolo borghesi. Basta che vi tocchino la macchina. Manca, ho anche il bollo. Signorina, non so se ha visto che bella luna che c'è questa sera. Guardi, sembra finta. Che bella frase. Ma lei, Fracchia, tu, è un poeta. Sì. Signorina, perché non andiamo... in quel posticino con le candele che io... per questa sera me l'ha già combinata abbastanza. Mi porti a casa, prego. Le posso garantire che questa sera non può succedere proprio più niente. Oh, con lei non si sa mai. No, no, perché ormai con la polizia è tutto chiarito. È tutto chiarito, glielo giuro. Fermo la cosa! Fermo, non ti muovere! Dico, si lato le mani. Se muovi un dito spariamo. Sei fottuto, belva. E vedi di rispondere a tono, perché sì, questo signore conosce molti modi per farsi sì, sciogliere la lingua. Sì, sì, dottore, guardi che sono qui proprio a dire tutto, Tutto, tutto. Bene, tutto, tutto. Come ti chiami? Tutto. Io! Non vuoi parlare, Non vuoi dirmi proprio niente. E delle gemelle Anne e Babette Brown, che mi dici? Sei un duro, Sei uno che tiene la bocca chiusa, E della strage all'aeroporto di Düsseldorf, che mi dici? La strage! Perché non parli? Perché non vuoi parlare? Non fare il furbo. Guarda che io posso andare avanti fino a domani mattina. Lei sì, dottore, ma io credo di no, sinceramente. Da capo. Da capo. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Telefonate alla questura, telefonate al commissario Auricchio, telefonate ai caporeparti, telefonate a tutti i colleghi, telefonate al capo della cosa, la telefonate, telefonate, che prima lo fate, prima andiamo a letto. Prego. Beh, però anche lei, signor Fracchia, poteva parlare, dircelo subito. Che ci voleva? Che ci voleva? Sa, lui anche, insomma, scusi, ma... Sì. Buonanotte, signor Frank. Buonanotte. La sua macchina è giù. Benissimo. A proposito, le abbiamo dato ovviamente una guardatina. Un'altra? Vabbè. Attenzione, Fracchia! Attenzione, Fracchia! Che fa, Fracchia? Dritto! Vada dritto, Fracchia! Attenzione! Uppa più a destra! Uppa più a destra! Uppa più a destra! Che fa, Fracchia? Giri! Freni! Freni! Oddio, la macchina mia! Quella! Oddio, oddio, oddio.
Era la macchina mia. Ecco qua. E con questa abbiamo concluso trionfalmente questa bella serata. Grazie. Aspetti. Guardi, lasci perdere. Passo le fiche più, lasci più comodo. Non si avvicini, non si avvicini. Guardi che mi ha fatto la macchina mia. Guardi. Aveva detto, guardi, che non ci teneva. Tu guarda pure la chiave, non mi dica niente, per piacere, guardi, è l'ultima volta che esco con lei. Signorina, mi scusi, signorina. Che c'è? Ma come, serata conclusa. Io sinceramente speravo che lei mi avrebbe invitato su a bere qualcosa. Eh no. Oh, non so, perché non mi fa vedere i suoi album di fotografie? Chissà com'era carina da piccina. No. Sì. Eh no. Ma sì, io le piaccio, no? Eh? No! No! Ma perché non ho così deciso? Che desidero, no? A cosa devo? Il piacere? Oh! La riconosci chi sono queste due? Guarda! La riconosci? Chi è? Sì, queste sono Nanette e Babette Brown, le famose due gemelle che facevano lo spogliarello e la danza del ventre, che io ho tagliato a pezzi e acconciamente ho messo in due valigie e ho messo i pezzi separandoli per suonare le indagini. Questi invece sono io, alla rapina di Düsseldorf. 16 morti ho fatto. Senti, sta vuotando il sacco. Ho ammazzato due vecchi e un bambino di 4 anni, l'ho strozzato con le mie mani. Questo invece è Empoli, una rapina ad una banca molto agghiacciante. Ho questa... Ah, questa è una faccia molto conosciuta, è una famosa troia maltese di origine napoletana che io... Ma questa è mia moglie. Come? La moglie? Sua moglie? Oh, una santa donna, sa? Io sono sicuro che è una buona moglie, non è quella, sa? Mai! E poi si vede subito dalle gote che è una... Colonnello, ha confessato tutto. Ma che dice? C'è un errore di persona. Rilasciatelo subito e mandatelo fuori, questo disgraziato. No, fuori no, per pietà, non mi mandino fuori. Fuori ci sono ancora la guardia di finanza, i vigili, i pompieri, i rigattieri, i forestieri. E certo, ha ragione, povero uomo. E infatti, con tutte le nostre pattuglie in giro, ce lo troviamo tra i piedi continuamente. E allora che possiamo fare, secondo voi? Schiaffiamolo dentro, al fresco. In galera, ma abbia pazienza, ma come? Fine alla cattura della Belvoma. Colonnello, mi meraviglio di te, ma non lo vedi come è ridotto questo povero disgraziato? Che lo sbattiamo in galera finché non prendiamo la Belvomena? Guardatelo un po'. Facciamoci venire un'idea valida, piuttosto. Oh. Sì. Tu, Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Si facci venire un'idea. Oh, Madonna benedetta! Che c'è? Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Ecco, il lasciapassare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Bravo! Bene! Benvenuto così! Allora, si dichiara che il possessore del presente lasciapassare non ha niente a che vedere, malgrado la somiglianza incredibile, con il pericoloso bandito ricercato da tutte le polizie del mondo e conosciuto col soprannome di Belva Umena. Comandante CC, comandante Digos, comandante polizia, timbre e firme. Allora, caro Frecchia, mi guardi bene negli occhi. Questo lei non lo deve mollare mai, per nessun motivo al mondo. Perché sennò per lei sono chezzi. Signor Frecchia! Chi è? Signor Frecchia, ha dimenticato questo. Che cos'è? Lascia passare. Ah, grazie. Prego. Buonasera. Buongiorno. Senta. Sì? Mi saluti anche la sua signora. Sua signora. Niente. Scusi. Scusi, ma sa mica dov'è la mia macchina che non... Ma è lì, alle sue spalle. Grazie. Prego. Molto gentile. Buonasera, eh. Ma abbiamo un po' di... Abbiate pietà? C'è nessuno?
E i carabinieri. E la polizia. E poi la Dios. E poi mi fanno lascia passare. E poi salgo e mi mettono in galera. Era un po' grazia di meravigliosa serata. Ma porca miseria! Ma proprio a me deve capitare questo stronzo di belva umana. Per colpa sua ci vado di mezzo io. Ma se mi capita sotto le mani io gli faccio un culo così. No, no, gli strappo le orecchie e poi gli... Adesso non esagerare. Ah, ma sono già rientrato. Oh. Buongiorno, signor. Lei è... ecco, molto lieto. Ah, non dà la mano. Siediti, verme. Ah, ecco. Muore di misaca. Qui. Eccomi. Qua. Bello. Tranquillo. T'ho detto, siediti. Ah, ma perché lei, con quell'aggeggio, mi aveva fatto cenno di... Siediti là. Qui? No. Guardi che questo è un tavolino molto... pregiato. E io... Dammi il lascia passare. Come? Ah, ecco, ecco qui il suo lascia passare. Veramente non dovrei darglielo perché son che se l'ha detto. Scusi, c'è tutto, i timbri, c'è la firma della polizia, dei carabinieri. Alzati. Benissimo, mi alzo. Girati. Sì, eccoci. Molto interessante. Molto interessante. C'è una novità. Oh, sì? Oggi io abito qui. Oh, bene, contento sono. E questo lo divideremo. Oh, ecco. A seconda delle esigenze. Certo, e cioè a seconda delle sue e delle... Mie. Delle sue. Vabbè. Benissimo. Oggi serve a me. Dammi la tua Filippa. La Filippa? Qui. Il vestito, imbecille. Il vestito. Ecco. Le va bene le scarpe, i pantaloni, la giacca, tutto, spero no. Cos'è questo odore? Scusi, signor dottore. Signor dottor Belva. Signor Belva, io ho la penosa sensazione di essermi... cagato addosso. No, è cacao. Oh, no, è il fondente della catena di montaggio della fabbrica che poi... l'ha buttata fuori dalla finestra. Vanno a prendere un'altra, senza cacao. Ci porto la Felipe dalla domenica, Porta quello che cazzo vuoi. Benissimo, vado. Senta, signor Belva, per quella che... non c'è speranza, benissimo. E ricordati che io sono allergico al cacao, è chiaro? Sono io. Hai trovato gli apostoli per la rapa? Sai che voglio il meglio, eh? Ok, ora mandali dove t'ho detto. Eccola! Ho trovato la Maria e la Filippa! Ecco! È senza cacao quella. Ehi tu, merdaccia! Anche lei? Non mi può chiamare stronzo almeno, così per cambiare, ma... Ricordati che fino a che sto fuori tu non esisti per nessuno. E se osi aprir bocca... Chiaro? Chiuditi in casa e non rispondere neppure all'orecchione. Ma dice... l'ingegner Martini, quello che lo sa anche lei, perché lui fa... Il telefono, scemo. Oh, ecco, un po' meglio, stronzo. Accompagnami alla porta. Benissimo, non abbia nessun timore. Dai, tu, andiamo. Io non mi faccio vedere da nessuno, proprio. E ricordati che tu non ci sei per nessuno, altrimenti... Oh, arrivederci, signor. Buongiorno, signor Fracchia. No, interrazzo. Ah,
Ma che fa, signor Fracchia? E togli di mezzo! Vecchia mascalzona! Mamma, non baciami in bocca, che schifo! Figlio Vasari! Figlio, figlio, figlio benedetto, benedetto per la festa della sua mamma è venuta, per il compleanno della sua mamma! Stavo suonando l'uomo arranzano e a Dio pensava, sempre sono l'uomo arranzano e penso a Dio! Ma guarda, guarda le feste che ti fa sto cane! Sempre ti riconosce, sempre! Passassero mille anni, sempre si ricorda di Dio! E che petto! Adesso via, perché c'è stato figlio mio, che mamma mia, venne figlio benedetto. T'abbasare tutto, mamma tua. La boccozza! No, no, t'abbasare, no, tutto, no, t'abbasare! Abruzzi no, per favore. Tutto, tutto, no. La cravatta, la giacca, io pure tutto, tutto, le manuzze. Mamma, lascia perdere, va. Figlio, lo collo un po' sporchetto, teniamo. Mamma te lava lo collo. No, mamma non mi lava il collo. Allora mamma te lava le orecchiuzze. No. Allora mamma te lava la camicia. No. Allora ti stiri i pantaloni. No. Allora te l'usci dalla scarpa. No. Allora ti cambia la mutanda. Basta! Bento, figlio, Bento, ti prendi la scarpa, mamma, Bento!
cacciano via. E poi da facci gli scarabozzi, sì, con la mente, li camparazzi, e poi da facci gli cucuruzzi affinucchiati con le sartuzzi, e per finire te faccio un dolce di cioccolata che ti piace a te. Sì! No! Figlio! Ti prego! Tu mastrocchio, no, trappolato! Mamma, ti fece lo mastrocchio! Sì, lo mastrocchio! Che fai, figlio? La tosse te vinni, la tossuzza! Vuoi forse che mamma tua ti prepara un altro tipo di dolce con la cioccolata? Figlio! No! Mamma! Che c'è, figlio? Tu m'hai cresciuto a quintale di cioccolata. Aria! Ma io, alla sola parola pastrocchio di cioccolata, mi sento mancare il respiro. Mi viene la febbre alta, mi si riempie tutto il viso. Squame! No, figlio! Te la cura mamma, la pelle squamata, e ti ci mette pure l'unguento, e poi te la bacia pure, la pelle squamata, figlio. Vi manda Valerio? Sì. Ci manda Valerio? Certo. Io mi chiamo Tino. Lui è Pera. Perché Pera? Ma quando lavora... Lui è neuro. Perché è neuro? Ah, ho capito. Siete i migliori? Il nostro ramo sì. Vabbè, via. Facciamo un giro di macchina e vi spiego tutto. Allora siamo d'accordo. La rapa è per giovedì alla Banca Nazionale. Qualche obiezione? Dice che è difficile. Aia! Stronzo! Per me niente è difficile. De Simone, i deficienti come te nella polizia americana, la sede elettrica li mandano. Mi scusi. Mi scusi, cazzo! Oh, va bene! Tenetevi pronti, ragazzi! Questa volta lo becchiamo, se non vate strozzette. Fermo, fermo, polizia! Ormai... Fermo! Commissario, prendevo solo il lasciapassare. Piano! Sono Fracchia, commissario. Calma! Il lasciapassare, commissario. Tenga, ecco. Io credevo che... Giù le armi. E Fracchia. Ah, mannaggia la miseria, mannaggia. Ah, scusi, Però è stata una bella idea questa della lasciapassare, sì. Devo dire la verità che mi è venuto così... fulminea. E di getto. Così non ci sono dubbi, non ci sbagliamo più. Giustissimo. Grazie. Fracchia, ma... cosa ci fa lei qui? Io facevo... due passi. E lavorare oggi niente? È festa? No, oggi faccio il turno di mezzogiorno. Di mezzogiorno, Mm-hmm. Anzi, se non le dispiace vorrei andare perché non vorrei prendere una multa. Permette? Sa, sono molto severi in ditta. Arrivederci, Arrivederci a tutti. Fracchia! Fracchia! Su! Venga che l'accompagniamo noi. Se no altro che multa prende con questo traffico che c'è... Prego, prego. Commissario, la centrale. Sì. Sì, sono Auricchio, ditemi. Vai a prendere asciugamano da portapagare. La chiave. Ah, sì, la chiave. Commissario. Sì? Torna in centrale? No, stiamo accompagnando. E va, sbrigati! Via del culo, c'è stato uno strappo. Ecco qua. Poi metto la spina. La... corrente. Tan, tan. Va su. Eccoci qua. Buongiorno, signor dottor Belva Umana.
si sega nella sua poltrona preferita per vedere massacratori della polizia, forse può piacere, alla televisione. Ecco, si accomodi. Vede, proprio così, eh? Mi raccomando. Si accomodi, dottor Bergman. De Simone? Maledetto, da dove esco io? Scusi, arrivo. Vuole uscire di qua, commissario? No, esco direttamente dal tubo di scappamento. Disgraziati maledetti, inetti, imbecilli e stronzi. Caro Frecchia, ha visto? Servizio fino a domicilio. Poi si lamentano che la polizia italiana non funziona. Noi proteggiamo i veri cittadini e lavoratori come lei. Arrivederci, Frecchia, eh. Buona giornata. Commissario, dalla centrale, urgente. Vengo. Eccolo, è Fracchia. Ve lo dico io quando dovete buttare il cacao. Ehi, Fracchia! Fracchia, ma dico, è sordo? Ma è più rimbambito del solito lei oggi! Venga con me, che ho giusto bisogno di lei. Avanti, venga. Fermi, fermi, fermi! Eccolo, Rimbelli! Qui è il commissario Auricchio. Qui è il commissario Auricchio, che facciamo? Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio. Di che commissariato sei? Balliamo, c'è la musica. Ribadisco che sei uno stronzone e sei pure ricchione. E Simone, che mi guardi sempre con quella faccia da ebete? Questo mi stai dicendo a me, balliamo, è da mo... Ballaci tu, parlaci tu. Pronto? Commissariato di polizia. Pronto, qui centrale. Chi sta chiamando? Ha funzionato. Mannaggia la miseria. Ha funzionato. E com'è che a te funziona sempre tutto, a me non funziona niente? Calma, stai calmo. Sono Auricchio. Sei grande quando dici che tu ami un crescente. Signorina, mi porti subito alla posta. Sì, dottore. Lei, Fracchia, aspetti qui un momento. Dove va la belva umana, eh? Sempre più fifone, caro Fracchia. Benissimo. Adesso non abbiamo più neanche il coraggio di affrontarla, o ce la squagliamo addirittura. Altro che belva umana. Lei è una merdaccia, mio padre. Che paura che mi ha fatto. Guardi, mi ha fatto tremare tutto il sottanino. Ma vada piuttosto dal direttore, vada e non la faccia arrabbiare, si sbrighi, su, si sbrighi! S'accomodi, Fracchia. Fracchia? Siccome ormai tutti sappiamo che lei è un mediocre, ma cosa dico mediocre? Lei è la quintessenza della mediocrità. No, giusto. Se sbaglio mi corregga. Lei tace, quindi acconsente. Lei è un mediocre. E siccome dobbiamo lanciare un prodotto al cioccolato che soddisfi un po' il gusto del consumatore medio, che vorremmo chiamare il sempliciotto, ecco, lei che è un mediocre, li assaggerà tutti
e ci dirà quale le piace di più. No, grazie. Io odio la cioccolata. Fracchia, lei qui non si trova ad un party dove può rifiutare. Lei assaggia! Le consiglio di non insistere. Io le ordino di assaggiare il sempliciotto! Glielo ordino! Avanti, prenda, apra la bocca! Direttore! Direttore! Santo Dio, direttore! Su, su, che è successo? Direttore! Direttore, ma chi è stato? Fracchia, ma che ha combinato? È diventato matto! Eccolo, eccolo! Sta uscendo! Pronti! Giù, ora! No! 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 Porca miseria, si è spezzato il... Aspetti un attimo, signor Belva, farà togliere la corrente. Così, un attimo, aspetti. Scusi, eccomi qua, adesso unisco i due fili, non ci arrivo. Ecco, punto sulla sedia, tanto non c'è nessun pericolo. Tolta la corrente, non c'è proprio nessun... Arrivederla, signor Belva! Torna dentro! Che faccia da deficiente che hai! Io? Perché abbiamo la stessa... Non lo guardi, volevo dire... Io solo la faccia da deficiente! Allora lei... ti ripeto tutto, stronzo! Sì, benissimo. Quello? Quello oggi di... Ah, questo! Lo usi tu! Ma sì, certo! Perché mi devi sostituire? Ma me l'ha già detto! Io non voglio farmi vedere da mia madre... Il giorno del suo compleanno con questa faccia. Con quei brufoli. Hai capito? Ma non ti illudere, sai. Non mi metto dentro. Perché fra due ore io sarò completamente guarito. Ma speriamo. E se sgarri... Oh. Vedo che comincia a capire subito il mio linguaggio. Veramente l'ho capito subito. Vada lei. Sì. Fai tutto quello che ti chiederà. Tutto, ha capito lei in tutto. In tutto? Anzi. Anzi. Comprale dei fiori. Fiore, sì. Zagari di Sicilia. Ricorda, Bene, Zagari di Sicilia. Zagari di Sicilia. Zagari di Sicilia. Dunque, Zagari di Sicilia. Dunque, Zagari di Sicilia. Dunque, vai! Sì! Perché mi chiudo il fioraio? Arrivederla. Ciao. Perché piangi, piccolino? Aspetta, ti chiamo tuo padre, Brutto cattivo. Guardi che è il bambino... Così tu impari a far prepotente con i ragazzini. Ma stazza! Così impari a maltrattare le signore. Ma chi dà fastidio alle vecchie, alle signore? Buongiorno, signora Tacchi. Permesso? Mio. Non c'è nessuno? Vecchio! Chi è? Vecchio! Davvaso, Dandari! Davvaso, Avocozza, Davvaso! Davvaso, Dandari, Vecchio! Non scappare! Figlio mio, non lo posso cantare! Le zagare! Le zagare, ma purtroppo, figlio mio! Chi è sta vecchia? Che belle! Sono profumate! Figlio mio! Che bella figura ci ha fatto in rovaso! Aiuto! Vecchio! No, questo figlio non ci fare male alla bestiola che ancora cucciolo è! Scioscio! Via adesso a cuccia! Oh,
figlio mio, ma voglio coccolazzare io bello, bello sto figlio mio, benedetto! Ma che fai? Dove è andata la pantera nera? Ma la pantera, figlio! Me lo giuro, signora Vecchia! Figlio mio! Tutto ti lasci fare, tutto mangiasti, eppure lo pastrocchio di cioccolata volesti, il pellaggioio da mamma, tutto quanto lo tracanna. Senza panna? Certo. Bravo questo figlio mio, bravo, ancora figliozzo, ancora. Dormi, dormi, figlio santo, e la mamma sta qui accanto, mangio tanto lui, figliozzo. Che ora bravo, Paolo Tozzu! Indigesto fusti, figlio mio! Ci pensa mamma tua a liberarti lo vaccino! Figlio! Abbia pietà! Che temperatura è? Cattu cattu, Luigi! Cattu cattu! Che consolazione il tuo figlio! Tutto si va a fare dalla mamma sua, tutto! Tutto! Guarda, figlio, per non fatta male pure l'olio ci ha messi! Grazie! Pronto, figlio! Sono pronto! È inciato? Tutto! Alto, alto, l'amici, così la pressione è bella forte! Bella forte! Apro! Apri! Apri! Non lo reggo! No, figlio, no! Non me la posso! No! No, non mi prendo dagli orecchi, figlio! No, no, no! La tosse picchiasti! La tosse cavallina! E mamma te la fa passare! È calda? È appena tiepido, figlio, da bambini! Aspetta che torno troppo! Come mi fa bene a me! Mi fa molto, molto bene! Figlio! Figlio, c'è una persona che ti cerca! Chi è? Non lo saccio, figlio, intanto devo far riceverlo io, ti preparo un'altra volentina, però molto più calda. Bene. Vecchia, mi raccomando, molto più calda. Sì, figlio. Molto. Sì, figlio. Sì, sì. Oh, buongiorno, signorina. Come va? Tipo brillante, vero? Questo? Un orologio? Sì, sì, orologio. Molti mi chiedono perché ho l'orologio. Ma perché c'è l'orologio? Che cazzo ne so dell'orologio? Se non c'ho l'orologio, cosa faccio? C'ho l'orologio. Sì, l'ho vinto un concorso. Sì, è un orologio al quarzo. O al quinto? Non lo so. Boh, cazzo me ne frega, le pare. Sì. Calma, calma. Zitto, zitto. Parlo io. Lascia parlare a me. Buongiorno, capo. Buongiorno. Come va? Bene, lei. Come umano, lei? C'è stato un contrattempo, Belva. Ma non s'arrabbi, eh? No, anzi, si figuri. È per quella rapa. Quella rapa alla banca. Ah. Era per domani! Ah, per domani? Detto domani. La banca è chiusa per sciopero. È certo. O rinunciamo ai testoni, o la rapa si fa oggi. Fermo lì. Ma questi testoni, lei ha deciso di aprire un negozio da, insomma, di parrucchiere, no? ridi. Parrucchiere e testone. mi perdoni l'indiscrezione. Scusi, un attimo. Che... ridi. È tutto. Ecco. Niente. Allora cosa fa? Rinunciamo o andiamo? Rinunciamo! Rinuncia? Sì, sì. Come? Rinuncia! Rinuncia! Facciamo la rapa!
Vecchio, fatto caldo, te lo vinci questa volta! Un vai, un vecchio! Ti ho preparato un bagno vulcanato! Guarda, mi do la carica! Com'è? Mi do la carica! Guarda! Oh, la carica. Guarda, guarda, guarda! Guarda quanta! Guarda, guarda, guarda! Fare tiro con baro, fare tiro, tiro! Volere? No, no, niente. Che cos'è? Nino, e adesso mi faccio un tiro! Ho tiro caduto, ho tiro caduto. Questa è la bagnarola molto veloce, calcio, una bagnarola molto molto veloce. A tanto! Ora ti posso vedere io! Va più di me! Reggiti morto! Facci vedere capo. Cosa sai fare, capo. Facci vedere. Dai, dai. Capo, beccala, guarda. Dai, dove? Becca la rotola. Faccio quella. Qui, finisci la gira, guarda. Dove? Dove? Uno, due, e tre. Guarda, guarda, momento. Tirala su. Bene, no? Giusto. Tieni, capo. Ecco. Ma... Come si tiene? Ecco. Un momento. Che burlone, il nostro capo. Gioca! Guarda che tipo di gioca! Ah, ecco, lo appoggio qua. Visto che eri in culo, capo, accidenti! Formidabile! È forte, eh? Mi metto giù, che è più... Mi metto giù. Uccidi tu! Giù. Sì. Ecco. Vediamo cosa è vento ora. È più sicuro. Senti, capo, tieni, questa è la sputafuoco. Metti l'incinta. Dove? Metti l'incinta. Incinta lì. Sì. Qua, se c'è pericolo, noi suoniamo il clacson tre volte, capito? Qua la metto. E allora? Tu butti il confetto per creare il panico. Sì. Noi contiamo fino a 20 e poi... E poi ce ne andiamo, tagliamo la corda. Tutto ok? Tutto ok. Allora io, pratica... Dunque, poi, dunque, capo. Dunque, faccio il clacson fino a 30. Poi mi do il confetto. Metto in cinta la pistola e poi... E poi speriamo. La roba! Allora dopo, insomma, io vado e dopo, vabbè. Capo, ce l'hai l'arma? Sì! Oh! Questo è una rapa. Dove va? Vuol fare il furbo, no, lei? Io non vada faccio. In coda. Ma vada a fare la fine. No, guardate. Sono noi, no, non avete. No, non avete capito. Non avete capito. Questa è una. Scusi, permesso. Fa passare. Permesso. Abbia pazienza. Niente. Ma dov'è? Dovrebbe essere. Dov'è? Sto cercando, scusi. Ah, eccola qua. Ecco, la metto incinta. Ecco. E si comincia. 30.000. Come 30.000? La sua cambiale. Ma qua? Ma quale la cambiale? La sua, paga 30.000, signore. Ma non è mia la cambiale. Questa è la cambiale. È di questo signore. E dica qualcosa, che è sua la cambiale. Sia umano, scusi. Allora? Ma come, allora? Io non... Guardi che ce l'ho incinta io, eh.
Ognuno ha i propri guai, signore. No, guardi che io sono venuto qua. Che succede? Non vuol pagare? No, perché io sono venuto qua per... Per pagare una cambiale. E allora la paghi e via, se ne vada. Vabbè, ho solo 50.000 lire. Beh, che vuol dire? Le diamo il resto. Vabbè, allora, mi dia. Va bene. Sì, ma no, ma la cosa è che ero venuto qui per... No, senta, non mi faccia perdere tempo, signora, per cortesia. Medico, usciere, avvocato. Per cortesia, accompagni fuori questo signore. No, guardi che le giuro... Faccia presto. Ma come? Venga. Ma guardi che lei mi aveva... Lei la deve smettere di incorturare. Vada via, sì, su, ma, via. Ma io non via. Ne posso più. Allora, anzi, qui non ha capito nessuno che questa è una razza. Oddio, cosa? Si sente male? No. Presto. Questa è una... Una banca. No, questa è una rana. Una radio? Una rana. Ah, che... Una raucedine. Una racchetta. Una ratifica. Una radiografia. Una ramazza. Un cavallo. Un cavallo, ma che cavolo dici? Una radice. Una raccolta. Una... Razione. Rasatura. Una rapa. Una rapola. Una rapetta. Una rapuccia. Una rapina. Una rapina! Brava, la signora ha indovinato! Ma poteva dirlo subito, no? Ecco, signori, è una rapina! Allora tutti con le braccia alzate, presto! Ma lei no, scusi, cosa c'entra a lei? Avanti, preparate il denaro, svelti! Scusate! Ma mi dica, lei la valigia da rapina ce l'ha? Io... no! Una valigia da rapina al signore! Che pezzatura vuole? Quello che vuole lei! Anche valuta straniera? Sì, sì, sì! Va bene, avanti! Va bene così, le basta? Anche troppo. Bene, chiudere. Scusi, devo seminare il panico. Una bomba. No, la manica. Mi si è chiota. Dov'è? Oddio. Qui, 16, 17, 18, 19. Ma non c'è. Non c'è nessuno. Sono andati via. Tutti sono andati. Buongiorno. Vista la situazione, allora io prenderei un taxi e dopo ci sentiamo. Arrivederci. Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre. Non suona. Sarà rotto. Eh sì, se non suona vuol dire che è rotto, no? E allora, se è rotto, bussa. Bussa! Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché a me non deve mai suonare niente? Madonna, ce l'ho preso un altro dicendo, calma, calma. Porca puttana maledetta, ci dovevo comunicare una cosa urgente a questo. Ma io non lo so, ogni volta che ho in mente un piano geniale, non c'è male in interesse. Non è in casa questo Fracchia. Se questo Fracchia non c'è, ce ne andremo. Salve. Mi scusi, signor commissario, ma ero di là che stavo, insomma, ero di là alla televisione, allora... Ma ci scusi, lei Fracchia se la disturbiamo a casa, ma le devo comunicare una cosa veramente fondamentale. Possiamo? Prego, prego, venga. Dopo di me. È sicuro che non c'è nessuno qua dentro, posso parlare liberamente? Sì, sì, non ci sono che io. Bene. Sto sbadigliando. Fuma? Hai fumato in vita mia. Beato lei. Caro Fracchia, ma lei c'ha proprio tutti i pregi, eh? No. Dunque,
Adesso che siamo sicuri che qua dentro non ci sente nessuno, la metterò al corrente di cose top secret, segretissime. Noi della polizia abbiamo fatto delle indagini e abbiamo nelle mani una vera e propria bomba. Sì. Caro Frecchia, abbiamo scoperto la mamma della belgomena. Il delinquente assassino, F. Tendone, risulta morbosamente attaccato a questa mamma. Tant'è vero che rischia continuamente la galera per venirla a trovare. Siete sicuri? Sicurissimi. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio di puttana, ovviamente. Mi è venuta così. Oh, dunque, la polizia italiana, la polizia, io per la verità, ho avuto come al solito un lampo di genio e ho pensato un piano veramente esemplare per catturarlo. La belva? Certamente, e chi se no? Oh. Dove posso? Non c'è un... Ma scusi, il tavolo? Sfruttando la sua perfetta somiglianza, diciamo, con la belva umana, io avrei pensato che se lei va a casa di questa mamma, fingendosi figlio, ovviamente, e la convince ad andare in clinica, a ricoverarsi per farsi delle ricerche e delle analisi, anche perché io penso, anzi ne sono sicurissimo, che questa è sifilitica, dal momento che avrà avuto dei rapporti con dei muli e degli asini arabi che quelli c'hanno delle... Basta! Ma scusi, perché si rifiutano? Non capisco che rischio corre lei, scusi. Facciamo pubblicare la notizia sui giornali che la troiaccia, cioè volevo dire la puttanazza, è stata ricoverata alla clinica Salusmea. La berbe non resiste e va a trovare il bagascione. Così catturiamo il figlio di prostitutazza. Prostitutazza. Basta. Basta. Scusi, Frecchi, io non la capisco a lei, sa? Perché continua a ostinarsi così? Ma si rende conto dei vantaggi che lei ne trarrà? E sottolineo lei. Una volta tolta di mezzo la belva umana, insomma, lei rimane l'unico possessore di quella faccia. Niente più storie con la polizia, con tutti gli altri. La sua vita tornerà bella, sicura e serena. Si rende conto? Ma quando lei dice togliere di mezzo, che cosa intende? Che lo ucciderete? Lo fate fuori? No, perché io ho paura, è un rappresaglio. Se lui resta vivo... Non si preoccupi, Frecchia, non resta vivo. Se si arrende, becca l'ergastolo. Se si azzarda a sparare un colpo, noi lo riduciamo un colabrodo. Quindi stia tranquillo, non si arrende. Certo, non si è arreso mai in vita sua. Ecco, vede che lo sa pure lei. Dove... Ah, già. Collaboriamo, collaboriamo! E poi si fanno sempre i cavoli loro, va a fidarti! Sì, però anche noi abbiamo messo la microspia nell'accendino. E meno male che l'abbiamo fatto, se no eravamo fuori. Eh già. Va bene. Oh, finalmente, caro Frecchia, così mi piace. Allora, domani alle 10 lei viene da me a commissariato, io l'accompagno personalmente dalla vecchia baldracca della Trinacria con la lue, che oltre al muro si è fatto pure un bue. Mi è venuta la rima, la lue e il bue. D'accordo. Zitto, Frecchia. Allora c'è qualcuno in casa? È gatto. Ah, il ghetto. Azma, questa è una bestia enorme. Che ghetto è? Sì, è un bestione, è un gatto, un gattaccio in amore. Ah, ho capito, un sorieno. Perché quelli vanno sempre in amore. Boh. Aspetti, vado a metterlo a posto io, questo soriano. Bussa via! Vai via! Vai via, brutto gattaccio! Sei proprio un soriano deficiente, bussa! Vattene via, gattaccio! Vai sui tetti! Vai via, gattaccio! E tieni a posto con la coda! La coda non la controllo io! Sei giù a due zampe! A quattro! Guarda, deficiente che io ti castro, sai! Ma prego, quello no! Hai capito? Soriano, tu devi andare sui tetti! Io vado a vedere di là, eh? Tu stai qui e stai sveglio. Vabbè, stai naturale. Frecchia? Dove va? Vado sui tetti. Ma non ci ha mai detto già il gatto sorieno?
Sì, ma sa, mandarlo così da solo, di questi tempi non c'è tanto da fidarsi. Senta un po', Frecchia, scusi tanto, ma... Insomma, lei mi deve far vedere il lasciapassare, scusi, sa? Eccolo qua. Perché comincio anch'io a non capirci più molto. Sì. Voglio rendermi... Vero che c'è secondo. Tutto, c'è. Aspetta! Ah, già. Non si può. Aspetta, ma come? Mamma l'ha spenta. Su. Oh. Dunque. È un tavolo pregiato. Ma abbia un po' di pietà. Ma guardi, forse... Mi perdoni, caro Frecchio, ma sa, le precauzioni non sono mai troppe. Lo so. Timbri a firma, benissimo. No, perché, caro Frecchia, sarà anche nervosismo, io non lo metto in dubbio, ma io ho visto che lei poc'anzi ha stritolato un uovo di marmo con la meno. Ma come io... Ah, già, è vero, io le uova di marmo le compro proprio per stritolare. Ma ho stritolato quello rosa? Sì, quello lì. Era quello che mi ha regalato mia zia. Ecco perché per un attimo io addirittura avevo pensato che qua dentro si potesse nascondere la belva. Invece chissà dove si è inguattato il maledetto figlio di Squaltrinezza. So io dove si nasconde quel maledetto delinquente! Adesso io la chiudo! Maledetta che... Ma allora, lei è smemoreto. Scusi, ci ho dato io una calcagnetta e lei adesso ci dà una capoceta. E si fa male, scusi. Commissario, hanno fatto una rapina alla banca centrale. È stata la belva, l'hanno riconosciuto. Lo sapevo. È stata la belva? E sarà l'ultimo colpo della sua vita. Perché appunto, come dicevo a Frecchia, da domani le jeux sont terminées, rien ne che voleva più. È francese questo, no? Sì, l'ho imparato a Barlette, modestement. Allora, facciamo pulizie? Andiamo. Frecchia, questo non lo deve mai lasciare, lo deve sempre tenere in tasca, benissimo. Au revoir. Arrivederci. De Simon Caminé, che fa schifo pure di dietro. Oh, che casino che c'è qua dentro, Frecchia! Finta gli esami. Ah, buongiorno, signor dottor Belva Umana. C'è una novità. Senta, ma la dica molto adagio. Son tutto debole, io so. Hai finito di avere paura. Me ne vado per sempre. Mi piglia per il culo? Dica la verità. Ti voglio però chiedere un ultimo favore. Un ultimo? Sì. Un ultimo, sì. Ora, guardi, ce lo faccio proprio molto, con tutto il cuore, ce lo faccio, guardi. Vai a trovare mia madre. No, la mamma no. Signor Belva Umana, mi chieda qualunque cosa, anche un'altra rapa, magari un'umiliazione stradale, ma la sua signora mamma no, la prego. La mamma sì. La mamma sì. È stata ricoverata urgentemente alla clinica Salusmea. È stata portata in sala di rianimazione. Ha subito un incidente. È gravissima. Ah, bene! Come bene? No, volevo dire, così è innocua. Ma... Ecco, vedi, ma... tu devi solo farle una visita. Una visita? Facciamo... verso le 8 di questa sera. D'accordo? Alle 8. D'accordo, alle 8. Io a quell'ora sarò già lontano. Ma fa via? Oh, senti. Sì. Una cosa molto importante. Il salvacondotto ce l'hai, no?
Sì, sì. Dove sì. lo tieni? Eccolo, ce l'ho qui con me nella tasca. E mi raccomando. Non dubiti, dottor Belva Umana. Io non ho mai dubitato. È andato via. Sono libero. La belva è andata via. Lo Strauss è andato via. Questa sera alle 8. Dalla mamma. Dalla mamma. Tottie. Dalla mamma alle 8. Tottie. Dai. Tottie. Accio. Un po' di respirazione. Volevo ricordarti. Sì. I fiori. I sagari, no? Alle 8. Alle 8, bro. Con i sagari. I sagari porto. Bello, ma che buono! In clinica, ma fantasti! Io una camera, due letti picchiasti, figlio! Così è, mentre mammozza se fa le analisi, se può coccolare l'uovo in ghiozzo suo! No, un mamma, mai, figlio. Ferma, stai ferma lì! Sei promesso? Oh! Vengo anch'io, figlio! No. Ah, ciao! Ah, che rottura, porca miseria! No! Mamma Sari, vecchio! Mamma Sari, vecchio! Figlio bello! Ti prego! Ado Bressari! No, mammina! Scusa, mammina, poi ti mando un chirurgo plastico! Faccio vedere una cosa, guardi, che veramente non per dire, ma manco l'FBI ce la fa in America. Stia a sentire, questo è il fischio del coyote. E voilà! E questo è niente. Adesso viceversa ci faccio sentire un fischio inglese. Che poi queste polizie americane che fanno tutte queste cose nei film, noi abbiamo delle trovette in Italia che... Adesso senta viceversa il grido del leopardo innamorato che ho brevettato io modestamente. E arrivo lei. E fin qui, come vede, la trappola invallibile è stata preparata alla perfezione. La cosa che mi fa più ridere a me è che la puttanazza troiazza della siciliana c'è cascata in pieno, c'è cascata. La signora sta benissimo ed è tranquilla. E grazie, è tranquilla sì, abituata com'è a quell'anestesia di tutte le misure che ha visto. Basta! Ah! Scusi, Frecchia, che cos'ha? Paura, commissario. Se permette io me ne andrei. Grazie di cuore, Frecchia, perché lei è veramente un cittadino che ha aiutato la giustizia. È vero. Arrivederci. Commissario, è sempre deciso a non avvertire i carabinieri. Che cazzo vuoi sempre in mezzo? Stai, vai via. Brutto stronzo. Comandi, comandi. Sono. Tardi. Belva, non mi scacciare. Non mi picchiare. Non mi uccidere. Ascoltami. Tu sei la belva umana. Io l'ho capito fin dal primo momento, in fabbrica. Tu hai fatto fuori quella merdaccia e hai preso il suo posto. Ma perché non vieni qui? Ma perché mi ha schiacciato i diti dentro. Belva, io non ti tradirò mai, non svelerò mai la tua identità.
Io voglio diventare la tua schiava. Voglio rischiare la mia vita con te. Ma è sicura? Per te. Come? Perché ti amo. Ma dice la verità. È strano, però, come mi facesse schifo quella merdaccia che ti assomiglia. A me un po' meno. Invece, io amo te. Come? Sì, fin da quando mi hai fatto questo. Quella delle autoambulanze è stata un'ottima idea. Non ci ha visto arrivare nessuno. E adesso che cosa facciamo? Aspettiamo. Sì. Oh, oh, oh. Ciao, bambina. Allora io vado, regolo e torno. No, non sei capito che cosa hai... Sei emozionata? Almeno un bacio. Belva. Sì. Ma me? No, ma aspetta, vorrei rinviare! No, che sono... Qui Auricchio, mi sentite? Il tempo stringe. Io... Ore 20 e 4. Questo stronzo è in ritardo. Colonnello, ma da qui non vediamo assolutamente l'entrata. Sì, lo so, siamo in posizione di sfavore. Ma se siamo svelti, abbiamo culo, lo becchiamo noi. Comunque l'importante è partecipare. Certo. Commissario. Eccolo. Preparatevi, aspettate il mio segnale e acquattatevi. Attenzione, ragazzi. Dietro al mezzo può avere una pistola. Alto là! Non ti muovere! Belva umana! Arrenditi! Sei circondato! Non cercare di muovere un dito! Fuoco a volontà! Porca puttana, ci mancavano i carabinieri. Entrato nella clinica, inseguiamolo! Colonnello, sta entrando nella clinica, inseguiamolo!
Colonnello, ma insomma finiamolo con quest'odio atavico che c'è fra i CC e la PC. Però anche lei si mette a comando dei miei uomini, ci incasiniamo tutti quanti e non capiamo più niente. Sì, perché lei non si è preso i miei di uomini. Io bello con questa roba, allora ognuno pensi ai suoi ragazzi. Via. Andiamo, ragazzi! Corso tanto in vita mia, neanche durante il corso, caro De Simone. Tutto per colpa di quella palla di merda del colonnello. Lui e quell'altro stro. Come so? Stro. Va bene col colonnello? Come no? Brevo. De Simone! Di corsa! Con gelma, De Simone? Stavo rincorrendo la belva. Perché non vai con i carabinieri, visto che ti piace? Maledetto. Comunque, colonnello, sia chiaro che se questo scappa, non è colpa nostra, è colpa vostra, eh? Se ci scappa è perché lei ha voluto fare da solo. Colonnello, colonnello, aspetta, è finita, l'abbiamo beccato su in terrazzo. L'abbiamo fatto secco noi, l'abbiamo fatto secco in terrazzo. Beh, tanti complimenti, colonnello, che volete da noi? Dopo facciamo i conti a te. Secco al primo piano. Siete sicuri? Ha sentito, colonnello? L'abbiamo fatto secco noi al primo pieno. No, l'abbiamo fatto secco noi in terrazzo. Se l'abbiamo fatto secco noi al primo pieno, ammettiamo pure che voi l'avete fatto secco in terrazza. Sono contento perché qua sono molto, molto comodo. Il lascia passare. Ce l'ho qui, voglio fortunatamente. Ce lo do subito. Ecco qua, che lo ti credo. Oh, c'è un equinox, c'è anche lui. Ma scusi, ma che fa? Ma come? Ha mandato su lui? Io ce l'ho. Ecco qua, vede? Ce l'ho anche. Ma è la rosa. È la casetta Inter-Juve. È la casetta dello sport. La casetta dello sport non vale. Aia! Com'è giusto lei? Veramente, com'è giusto lei?